Ci troviamo qui con Deborah Infante che appunto ci spiegherà la presenza costruttiva dei studenti lucani appunto nell'iniziativa di Sanremo Sol. Sì, quest'anno parteciperanno circa 150 studenti all'iniziativa di Sanremo Sol. Sono studenti di diverse scuole della Basilicata e anche studenti dei conservatori di Potenza e di Matera. Dunque un'occasione importantissima per gli studenti, soprattutto di coloro che frequentano i licei ad indirizzo musicale e coreutico, in quanto la possibilità di frequentare, diciamo, il salotto sanremese proprio nella settimana del festival diventa importantissimo per i nostri studenti che studiano materie artistiche e musicali. E dunque la partecipazione è importante anche perché gli studenti potranno esibirsi e potranno frequentare dei seminari di studio. Infatti verranno accompagnati dai professori delle materie di indirizzo, quindi coreutiche e musicali, e dunque una possibilità per confrontarsi, condividere le loro esperienze all'interno di un contesto importante quale appunto il Festival di Sanremo. E contiamo di coinvolgere anche l'ufficio scolastico regionale per la Liguria affinché gli studenti della Liguria possano poi in seguito visitare anche la nostra regione, quindi uno scambio interculturale a tutti gli effetti e in più questa esperienza è da incanalarsi nel filone dell'alternanza scuola-lavoro, su cui il Ministero sta puntando tantissimo, proprio perché si dà la possibilità agli studenti di riorientarsi all'interno del mondo che loro hanno scelto seguendo le proprie vocazioni e quindi capire se quella è la strada che vogliono proseguire e con la speranza di poter coinvolgere anche scuole ad indirizzo diverso, magari gli alberghieri, gli istituti tecnici per il turismo, anche gli istituti tecnici economici per il marketing, la pubblicità, quindi tutto ciò che ruota intorno all'organizzazione del Festival di Sanremo, che non è soltanto l'esibizione del cantante sul palco, ma tutto ciò che c'è dietro al festival e soprattutto ciò che si muove intorno alla città di Sanremo, quindi anche il discorso promozionale e turistico. Quindi ci auguriamo che questa sia un'occasione importante per i nostri studenti, che potranno vivere questa esperienza importante a livello non solo nazionale, ma anche, sappiamo, a livello internazionale. Perfetto, allora grazie per la sua collaborazione e appunto speriamo che questa sia una vera occasione di un trampolino di lancio per i giovani lucani che appunto si cimenteranno in questa fantastica esperienza a Sanremo. Buongiorno a tutti, saluto tutti voi qui presenti, saluto gli amici della Liguria che sono qui in Basilicata, un benvenuto nella nostra regione e saluto prima di tutto i nostri studenti che costituiscono una parte dei ragazzi che saranno presenti a Sanremo tra una settimana e mezzo. Gli studenti appunto che rappresentano i protagonisti di questa iniziativa importante, come già sottolineato l'assessore D'Antonio, questa iniziativa mette insieme diversi partner e per quanto riguarda la parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata che in questo momento rappresento, è ovviamente importante sottolineare il ruolo che avranno gli studenti, le scuole all'interno di questo patto d'azione. Porto ovviamente i saluti della dottoressa Claudia D'Atena, che è il nostro dirigente coordinatore regionale, che oggi è a Roma per un primo incontro con il nuovo ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, che oggi si presenterà ai direttori regionali, e quindi la dottoressa non può essere qui, ma ovviamente porto i suoi saluti e il convincimento che questa sarà un'iniziativa valida per tutti voi qui presenti che parteciperete a questa esperienza sanremese, ma anche per gli altri studenti delle altre istituzioni scolastiche e dei due conservatori di Potenza e di Matera. È importante sottolineare un aspetto, soprattutto quello dello scambio
che avverrà tra gli studenti lucani e gli studenti liguri, e quindi lo scambio che avverrà in un secondo momento. Vogliamo partire come nella prima fase con la mobilità, diciamo così, degli studenti lucani verso la Liguria, per uno scambio che sia culturale, che sia di crescita, di formazione musicale, artistica, e che sia anche un importante tassello nella costruzione del proprio portfolio e curriculum personale, quindi un'esperienza anche di alternanza scuola-lavoro, perché fare alternanza scuola-lavoro nei licei musicali significa anche questo, poter partecipare a vivere l'atmosfera sanremese di uno dei più importanti festival della canzone italiana, se non il più importante, quello che conosciamo tutti noi fin da quando siamo piccoli, e quindi la possibilità di andare a Sanremo e di vivere questa atmosfera proprio nella settimana del festival penso che sia molto importante per chi ha deciso già da qualche anno di affrontare gli studi artistici e musicali nella scuola secondaria di secondo grado. E l'alternanza scuola-lavoro diventa importante non soltanto per la pratica, ma anche per un riorientamento, perché sono sicura che all'interno di questo contesto gli studenti potranno sia confermare quelle che sono le proprie vocazioni, ma ci sarà anche chi penserà che ci sarà qualche altra cosa che può interessare sempre nel campo artistico e musicale, qualche altra sfaccettatura del grande, diciamo, meccanismo artistico e musicale, di quello che ruota intorno all'esibizione canora dei cantanti, perché comunque vivere, penso, l'esperienza sanremese, non sono mai stata a Sanremo, soprattutto nella settimana del festival, penso che si respiri quest'aria musicale in questa settimana, e quindi affacciarci a questo mondo e scoprire altre professionalità che ruotano intorno al mondo della musica, e questo è importante per i nostri studenti, perché sono sicura che rappresenterà un'occasione per approfondire e soprattutto contribuire a aggiungere un tassello nella costruzione delle proprie competenze. Quindi i miei complimenti sicuramente vanno ai dirigenti scolastici che sono stati sensibili nell'aderire a questa iniziativa, sperando che alle scuole che partecipano quest'anno se ne possano aggiungere ancora altre l'anno prossimo, ma non soltanto scuole a indirizzo artistico e musicale e coreutico, ma anche scuole di altro indirizzo, perché penso che intorno al festival si muova, diciamo, come ho detto prima, un motore che va al di là del musicale e dell'artistico, quindi il marketing, la pubblicità, anche l'enogastronomia. Abbiamo detto che in Basilicata pubblicizzeremo, che scusate, in Liguria pubblicizzeremo la Basilicata, quindi pubblicizzare la Basilicata significa anche pubblicizzare, diciamo, la nostra, penso, arte culinaria, i nostri prodotti. Quindi diciamo che possono partecipare a questa iniziativa l'anno prossimo anche scuole ad indirizzo diverso, perché ognuno potrà trovare un'area interessante da approfondire all'interno di questo contesto. E sì, un altro elemento importante è che oggi la dottoressa Adata, incontrando appunto il ministro ma anche il direttore dell'ufficio scolastico per la Liguria, parlerà di questo progetto e cercheremo insieme di costruire un percorso che coinvolga gli studenti liguri nel venire in Basilicata e scoprire la nostra regione. Infatti c'è nel logo della Basilicata, Basilicata bella scoperta, chi viene nella nostra regione rimane affascinato, perché non se lo aspetta di rimanere affascinato, ecco perché è bella scoperta, e quindi speriamo che ci sia la possibilità anche da parte degli studenti liguri di venire da noi in Basilicata. Ringrazio tantissimo Giuseppe Grande per aver dato la possibilità agli studenti lucani di vivere questa esperienza, ringrazio tutti i partner
e spero insomma che sia un'occasione proficua da poter rinsaldare negli anni a venire, e sicuramente noi come Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata siamo contenti e orgogliosi di firmare questo patto d'azione con partner così importanti, ma soprattutto per il futuro dei nostri studenti lucani. Grazie. Grazie.